Ciao, sono Giuseppe, ho 27 anni, sono un volontario del Servizio Civile Nazionale. Adesso vi racconterò la mia storia. Otto anni fa sono arrivato qui a Torino dalla Sicilia per studiare biologia molecolare. Qua siamo nel cortile di biologia dove mi hanno tenuto per sette lunghi anni. L'anno scorso ho finito gli studi, la triennale in 7 anni, e penso che sia un ottimo traguardo. Ovviamente non avevo nessun tipo di lavoro da fare e una mia amica mi ha consigliato di fare il servizio civile. Ovviamente il servizio civile per me, che ho studiato biologia, era come fare altro che non riguardava proprio i miei studi. Quindi ho cominciato a cercare bene i bandi, quindi cercare e ricercare. Ho trovato un bando che parlava proprio di acqua, di qualcosa che riguarda il mondo scientifico. E poi ho deciso di fare domande per il Servizio Civile Nazionale e in particolare per il progetto Difendere l'Acqua, gestione comunitaria dell'acqua. Tra i bandi del servizio civile ho visto il bando che sto facendo, Difendere l'Acqua, un progetto comunitario. Da lì ho cominciato con gli altri 3 volontari che collaborano con me a fare la stesura, a lavorare sulla stesura del bando, quindi vedendo le realtà da coinvolgere, quindi dalle scuole agli ecocentri, ai vari musei comunque che riguardavano l'ambiente. E da lì si è iniziato un vero e proprio progetto che riguarda proprio far capire l'importanza ai bambini, quindi una delle classi importanti per la nostra società e quindi per il futuro, l'importanza del fiume. Quindi per me il servizio civile è stato importantissimo perché ho provato finalmente con mano quello che magari ho sempre studiato, però in questo modo l'ho messo proprio in campo. Volete sapere cosa farò dopo il Servizio Civile Nazionale? Mi occuperò sempre di acqua e resterò nell'ambito della depurazione delle acque. Vorrei finire l'università, la magistrale a cui mi sono appena iscritto, Biologia dell'Ambiente e del Lavoro, per poi lavorare nel campo delle acque, della depurazione delle acque. Questo servizio civile mi è servito tantissimo per capire questa mia diciamo vocazione per l'ambiente, perché comunque ho lavorato a contatto direttamente col fiume, collaborato con le istituzioni dalla regione alla provincia, al comune e soprattutto con le scuole, quindi ho imparato da zero come fare un progetto, come realizzarlo, i problemi che magari ci potrebbero essere per i fondi eccetera eccetera. Vi consiglio il servizio civile nazionale perché, ad esempio, nel mio caso mi ha ispirato nella professione che vorrò fare da grande, poi fa curriculum e poi 433 euro al mese fanno comodo.